Coppa di Lega CSI, si affrontano Borusnai e Black Cats per il primo turno di questa competizione che abbraccia tutte le squadre di tutte le categorie. Infatti Borusnai è a Serie B, Black Cats neo iscritta in Serie C. Partono subito forte i cappelli neri, qui Martella è bravo sulla tre quarti a trovare lo spazio per il sinistro, calcia alla grande Roberto Martella che trova subito l'1-0 in favore della squadra bianconera. Possiamo riapprezzare la ottima conclusione di Umberto Martella. Il Borusnai tenta una reazione, qui ci prova Angelelli al suo tiro, però viene parato da Bernardini due tempi. Poi ancora il Falco che prende palla da posizione difensiva, la trova per Buscella. Buscella è bravo qui in questa incursione, bravo però Vittorio Bernardini che rileva Ottavio Rossi, lo fa magistralmente, come magistralmente la giocata di punta di Riccardo Garofoli, ottimo anche il velo di Fantauzzi. Palermi viene battuto nuovamente, è 2-0 per i Black Cats. Bravissimo Garofoli, bravo anche Fantauzzi nella giocata di lui. La risposta del Borusnai, calcio di punizione Andrea Fabiani, impegna nuovamente l'ottimo Bernardini. Poi poco dopo ancora Fabiani, riceve palla sulla metà campo, calcia ancora, ma ancora Bernardini, grande protagonista di questa partita. Il Borus prova a rientrare in gara, qui lo fa con Federici che appoggia su Fabiani, alto spazio per Fabiani che la gira nuovamente su Buscella. Bella azione del Borus, ma ancora c'è lo zampino in qualche modo di Bernardini e poi la difesa riesce a liberare. Ancora Fabiani che impegna nuovamente Bernardini che si aiuta anche con il palo. Poi però su questo contatto dubbio tra Fabiani e Ciarimboli l'arbitro decreta un calcio di rigore da rivedere, quindi diamo a voi la possibilità di scelta. C'era o non c'era questo rigore? Fatto sta che Garofoli dal dischetto su Piazza Palermi per il gol del 3-0. L'episodio del 3-0 di fatto sembra aver congelato la partita, la chiude definitivamente Ciarimboli con il 4-0 al termine della prima frazione di gioco, una bellissima giocata individuale di Ciarimboli che si libera, va a incrociare il suo sinistro che beffa così Palermo. Finisce così il primo tempo 4-0, la gara sembra chiusa, ma per avere ulteriori incertezze ci pensa poco dopo ancora la formazione di mister Petriachi quando Luca Riva inventa un gioiello per la testa di Masci che batte ancora Palermo 5-0. Possiamo riapprezzare ancora il bellissimo assist di Lucarini e la lucidità di Masci. Poco dopo Lucarini, dopo aver fatto assist e grandi giocate, si inventa un gol semplicemente meraviglioso perché insomma trova veramente una giocata sullo stretto, sull'out di sinistra, fenomenale, un gol veramente molto bello. Il Borus prova in questo caso anche a rifacciarsi avanti, qui Angelelli esalta i riflessi di Vittorio Bernardini che compie un miracolo. Ora il Borus prova anche a cambiare in porta perché va Federici che farà portiere di movimento, qui Federici è bravo anche tra i pali. Allora il Borus con la superiorità numerica prova a fare qualcosa, qui Angelelli trova il palo, non è nemmeno una giornata fortunata per la squadra di mister Rompietti che poco dopo capitola in un'altra rete di bravo Garofoli che raccoglie l'assist sulla sponda di testa e aggira così Davide Lulli e beffa Federici con un comodo tapin. Ancora Angelelli che prova la sua battaglia personale col solito Bernardini che però para veramente tutto. Poi nel finale c'è anche questo errore che Federici in postazione che permette a Fantauzzi di andare al gol comodo comodo, un errore che quindi dà ulteriore margine di vantaggio ai cappelli neri. Borussia in questa azione invece nel finale si ci prova e dà una punta d'orgoglio, bellissima azione. Bravo Dani, proprio il portiere Federici che va dentro la segna, bravo, gol bravo, della bandiera, la formazione giallonera che possiamo riapprezzare. Proprio lo scadere ancora c'è il solito Garofoli che punta la giocata, trova la ottima risposta del solito Federici che è bravo in due occasioni a dire no. Poi ci va Fantauzzi su questo calcio di punizione, la palla termina fuori, ma finisce qui la partita 8-1 per i Black Cats che passano agli ottavi di finale. Vittoria assolutamente meritata per i cappelli neri.